start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Off-Road Mechanic Simulator, un gioco in uscita il 24 di luglio. Non so dirvi ancora il prezzo, come spesso accade, perché il gioco non è ancora uscito, almeno da quando lo sto giocando io. Ed è interessante, ve lo dico subito, l'ho giocato, ho fatto il tutorial, non l'ho finito perché il tutorial penso sia anche molto lungo. Mi è piaciuto e ve lo voglio far vedere dall'inizio di nuovo perché è davvero interessante. Non mannaggia, ho caricato la partita per sbaglio, ma risolviamo subito. Praticamente voi pensate a un Car Mechanic Simulator unito a uno Snow Runner o un Mud Runner, insomma, come volete. Perché? Perché ci sono delle zone, delle parti, diciamo, di guida, dei concorsi dove dovete affrontare una pista parecchio difficile usando snorkel, varicello e cose varie, come si fa anche su SnowRunner o MudRunner. Iniziamo molto rapidamente. Praticamente dal computer c'è la possibilità di leggere le mail e di accedere ai negozi. La prima cosa che facciamo è, ovviamente qua non è lo zio ma è la nonna aveva un'officina e la nonna poi ci ha lasciato in eredità questa officina. Quello che dobbiamo fare adesso è andare a vedere l'auto, e l'auto si divide tra reparto sospensioni, quindi ci fa vedere, adesso salto tutto, ci fa vedere solo il reparto sospensioni, il reparto carrozzeria, il reparto motore, quindi con la riparazione del motore che possiamo fare, il reparto accessori e il reparto spray, dove si può cambiare il colore, oltre alla diagnostica. La diagnostica è molto interessante perché ci fa vedere quelli che sono i danni all'auto, segnandoci i pezzi, e soprattutto anche il motore. Il tutorial, secondo me, è una mia supposizione, ma è quello che mi è successo, mi farà rompere il motore. Vi dico solo questo. Intanto iniziamo rapidamente, perché ormai so già dove andare. Praticamente noi dobbiamo andare, poi magari velocizziamo un pochino il tempo. Vi faccio vedere, smonto il freno. Non voglio fare un video lungo perché può essere tedioso. Però vi voglio far vedere un po' tutti gli aspetti base, perché secondo me il gioco andando avanti si apre tanto. Allora, la meccanica di smontaggio dell'auto è molto semplice. Sulla falsa riga di Car Mechanic Simulator, non credo siano gli stessi sviluppatori, ma potrei anche sbagliarmi. E praticamente, quindi non c'è modo di sbagliare. Se cerchiamo di smontare qualcosa che richiede prima lo smontaggio di qualcos'altro, l'oggetto ci viene mostrato in giallo o in rosso, e quindi sappiamo che dobbiamo smontare qualcos'altro. Dobbiamo smontare tutti i freni, ormai lo so perché l'ho già fatto. Faccio un po' fatica ultimamente a registrare video per fare veramente un caldo bestia, non posso accendere il ventilatore mentre registro, se no sentireste solo quello, però va bene. Allora si smonta la molla, l'ammortizzatore e via. E si passa alla quella dopo. Sulla destra, si vede la percentuale di progressione di quello che abbiamo fatto finora. Ci mancano le molle anteriori che non abbiamo levato, tra l'altro mi sono dimenticato la levo al volo da qua, infatti adesso è tutto al 50% perché ormai abbiamo fatto quasi più della metà dell'auto. Smontiamo anche questo, qua sono solo due bulloncini e poi andiamo a rimontare tutto. Cioè, anzi, è bello il sistema di acquisto perché ci permette di scrivere quello di cui abbiamo bisogno. Questa è una Nissan Watcher, e quindi dovremo andare a cercare i pezzi per quella. Non ci viene selezionato, fortunatamente, perché non mi piacciono le cose troppo semplici, non ci viene selezionata l'auto che stiamo aggiornando, che stiamo riparando nel negozio, ma abbiamo tutti i pezzi disponibili. C'è anche la possibilità di smontare e rimontare i cerchioni, quindi io adesso finisco di smontare, vi faccio vedere l'acquisto dei pezzi e poi vi velocizzerò il rimontaggio di tutti i pezzi. Ce ne abbiamo ancora per un attimino, insomma, però intanto voglio farvi vedere quello. Dovremmo aver smontato praticamente tutto, con la molla abbiamo finito. Ora dobbiamo andare ad acquistare, quindi usciamo da questa schermata, poi credo sia possibile anche alzare e abbassare andando avanti. Sì, no, lo possiamo già fare, possiamo andare a vedere i pezzi senza usare quel menu lì. Allora, dal computer tipico da officina, le parti della base, parti aggiuntive e accessori. Quindi parti della base possiamo andare ad acquistare cerchioni. Cerchione Felex.
io l'avevo comprato sbagliato, per Nissan Watch FLX. Ne compriamo 4, non ci fa scegliere pollici vari, quindi ne acquistiamo 4, vedete ce l'ha preso. Scriviamo pneumatico AT on wheel, scritto A-O, AT, AT, cioè OMT, no, è AT, sì, per 4, perché ovviamente se non abbiamo da sterrato non possiamo andarci. Morsetto freno, quindi morsetto freno, per Nissan Watch originale ne prendiamo 4, perfetto. Ammortizzatore, ce lo dovrebbe mettere Nissan Watch originale, ammortizzatore anteriore 2, posteriore Nissan Watch sempre 2, molla, scrivo molla, dovrebbero già uscirmi, molla watch anteriore 2, molla posteriore 2. Comprato tutto, andiamo a fare il montaggio dell'auto. Questo è un mini gioco molto semplice, dove praticamente andiamo a interagire con la E e andiamo a scegliere che cosa montare. Il cerchione viene equipaggiato, lo pneumatico, e a questo punto con WPSD e il click del mouse andiamo a far combaciare questa cosa e poi andiamo a spingere premendo semplicemente W, spingendolo sulla gomma. Questo lo facciamo per tutte le gomme, ovviamente poi sarà un pelino più divertente perché sarà in base anche alle cose che abbiamo fatto noi, che stiamo cercando di fare noi, quindi insomma adesso stiamo facendo tutto meccanicamente in base a quello che ci dice il tutorial, poi in futuro sapremo esattamente cosa stiamo facendo. Non avevo mai visto quest'auto, ero abituato a quello dove si mette lo pneumatico in orizzontale, però probabilmente è qualcosa per questi cerchioni grossi da fuori strada. Adesso dobbiamo farlo combaciare giusto, ho sbagliato qua probabilmente. Ok, giusto, no, ok, me l'ha tenuto giusto. Ok, montato tutto, montiamo le ruote. Ora vi... non è curatissimo il... perché poi si potranno mettere le calcomanie. Comunque, torniamo sull'auto e andiamo a montare tutto. Adesso questo ve lo velocizzo col tasto spazio, passiamo alla modalità di montaggio e monterò tutto molto facilmente, sotto, molto velocemente, volevo dire. Sotto vedete i pezzi che io vado a selezionare. Vedete, scelgo la molla, mi fa prendere la molla. Credo di avere solo quella, l'altra è rotta. Vedete che sono livello di danneggiamento sporco e ruggine, perché ovviamente andando anche nello sporco questo influenza molto. Tra l'altro quello che ci spiega il tutorial all'inizio nelle schermate di caricamento è che il motore, quando noi andiamo a ripararlo, perché le potremmo usare per delle competizioni, ma lo vediamo tra poco perché le competizioni sono molto belle, potremmo riparare il motore, ma dopo un tot di riparazioni l'efficienza del motore calerà e quindi sarà un bel problema, e quindi dovremo mettere da parte qualche soldo per tenere sempre ben funzionante il nostro motore. Adesso io vi velocizzo tutto perché ho fatto un quarto dell'auto, adesso vado avanti con calma e ci sentiamo dopo, ve lo faccio vedere velocizzato. Ok, abbiamo completato il tutto. Non mi piace molto che sparisce tutto sopra, ma ci rende più facile il lavoro, anche se è bello vederla tutta montata, insomma, però. Adesso possiamo andare nella mail e accettare e finire. Ora, inizia la cosa interessante. Possiamo andare, abbiamo sbloccato livello 1, nuova corsa sulla mappa, e ora accettiamo l'ordine. Ora abbiamo la possibilità di andare a personalizzare il nostro mezzo con delle parti aggiuntive, per poter andare a fare questa gara. Verricello lo andiamo a prendere, credo che uno valga l'altro, quindi prendo questo. Prendiamo anche lo snorkel, ok, che è quella per la Nissan Watch, perfetto. E poi qui in accessori cintura per alberi, ne prendiamo 3, e questa è una figata che non si fa su Mudrunner perché è automatizzato, ve lo farò vedere dopo. Adesso andiamo a montare premendo il tasto 4, ci fa montare lo snorkel qui, quindi lo montiamo, sono 3 viti,
4 viti in realtà, lo montiamo e poi lo vediamo, tutto molto semplificato, lo vedete qua. Mentre il varicello andrà davanti, no, e non il paraurti, ma qua, varicello, montiamo questo, 4 viti e passa la paura, questo ci salverà. E poi vai al portone, seleziona la professione, quindi andando con E, e possiamo andare nella foresta. Abbiamo varie missioni da fare e si va. La cosa bella, equipaggiamo le cinture per alberi e andiamo. La cosa molto bella è che la macchina non è un semplice avanti e indietro, ma ha una serie di regolazioni. Nel senso che, a parte l'ovvio e scontato shifting tra quattro ruote motrici o due, avremo i danni, avremo sotto la temperatura dell'acqua, dell'olio, il voltaggio della batteria, avremo la credo sia la temperatura differenziale FDR, credo. E col tasto B accendiamo la macchina. Accendiamo e con la rotellina possiamo scegliere il giro massimo di motori, di giri motori, in modo da non surriscaldarlo. Control di sinistra disattiviamo e andiamo. E la cosa molto bella che devo dire è il sistema di terreno che va a deformarsi proprio come Mud Runner. Ora possiamo andare in due direzioni diverse, ma io voglio farvi vedere quello che io ho fatto l'altra volta. Quindi praticamente qua non è arcade, è tutt'altro che arcade, perché ci si va a incastrare, come in questo caso. Io mi sono già incastrato, posso attivare la ruota motrici con 4 4 ruote motrici e riesco a uscire più o meno. E vedete, prima io non mi ero incastrato qua. Altra cosa che possiamo usare col tasto 4 è l'SOS, quindi premere tasto R per andare a farci riportare in piedi da qualcuno spendendo non pochi crediti, perché ne abbiamo spesi 300. Abbiamo il ponte, ovviamente qua finiamo giù, ed è quello che succederà a breve. Perderemo la partita, cioè perderemo l'evento e finirà lì, e insomma dovremo poi porre rimedio ai danni che abbiamo fatto al motore. Ora io qui non ce l'avevo fatta per ma adesso sta andando decisamente meglio. Scherzavo. Allora, praticamente forse ce la faccio. E non so se sia effettivamente voluto dal tutorial. Non so nemmeno dove devo andare. Praticamente sì, di là. Praticamente vi faccio vedere che se io rimanessi incastrato col tasto E si può scendere dall'auto, si può andare a mettere la fascetta per l'albero. Quindi praticamente si posiziona, la piazziamo, prendiamo il varicello col tasto E, prendiamo il gancio e lo andiamo ad agganciare all'albero. Vedete? E la figata è che poi con i tasti che abbiamo in macchina, che è la F e la G, ci facciamo tirare o meno dal varicello. Ora fermo, metto il freno a mano e vi ho fatto vedere anche questa cosa molto carina. Ora riprendiamo in mano questo, premo E, H e nascondo, premo qui E, H e nascondo e andiamo. L'auto si è anche sporcata, quindi dovremo pulirla, e al tempo stesso si stanno sporcando anche tutte le componenti sotto di differenziali, così, che potrebbero portarci a qualche problema. Lo snorkel qui funziona, ovviamente l'acqua è anche in altre zone anche più profonda di come la vediamo ora, e quindi dovremo potevo aspettare questo punto qui e farvelo vedere qui il varicello. Comunque magari con un po' di rincorsa ce la facciamo ad andare su. Sì, infatti, ma è molto bella la guida, non assolutamente, devo dire che è divertente la guida. Non è una simulazione, ma non è neanche un arcade full, perché il terreno dinamico è terreno dinamico, quindi molto molto bello. Io nella prima run che ho fatto
in questa missione, non ho superato, ma mi sembra anche un pelo diversa la mappa, non ho superato il primo guado, nel senso che sono andato indietro per prendere in corsa, sono finito nell'acqua profonda, mi è uscito un timer, non ho superato quel timer, cioè l'ho superato, nel senso non riuscendo a uscire, e a quel punto ho distrutto il motore. Quindi mi sono ritrovato in officina cercando di col compito di riparare l'auto. Quindi a questo punto direi che siamo belli che spacciati. Abbiamo solo la cintura per alberi, quindi dobbiamo sperare che non slitti. Se io aumentassi i giri, no. Col tasto 4 possiamo fare il controllo della diagnosi dei guasti. Mantieni premuto I, mettiamo freno a mano, vediamo se riesco a fare la scansione. No, non ho particolari guasti al momento. Differenziale inserito. Allora possiamo andare anche di là, in effetti. Se di là non ce la facciamo, perché poi sarà importante equipaggiare l'auto o prenderne un'altra, ripararne un'altra, per poter fare un punteggio migliore in questa mappa. Oltre che lavorare per altre, quindi riparare l'auto ad altre persone. Mancano 13 secondi e direi che non stiamo andando proprio benissimo. Qualche ostacolo l'abbiamo superato, ma siamo praticamente già belli che incagliati. La visuale interna è questa, senza indicatori né niente. Queste sono le altre visuali. Abbiamo completato così la prima avventura. Poteva andare peggio? Decisamente sì. Adesso il caricamento non è velocissimo. Per lo meno rispetto al tutorial precedente che ho fatto, non ho distrutto il motore. Ora dovrò pulire bene l'auto. Non so dirvi ovviamente quali sono le potenzialità del gioco, nel senso di sapervi dire che quali saranno tutte le features del gioco. Nel senso che qua vedo che c'è del magazzino, qua c'è l'intero inventario, sì, come succedeva anche su Car Mechanic. Non so, questa penso sia una zona nuova che si potrà sbloccare dopo. Comunque intanto andiamo al computer e vediamo le mail. Ricompensa, abbiamo finito l'avventura. E quindi Patrick, diagnostica. Lasciami dire, tempo ci si può sentire una certa idea. Ok, accetto l'ordine, modifica l'auto, controlla i guasti. Perfetto, andiamo a vedere l'auto. E a questo punto gli facciamo la diagnostica in officina. Quindi, in alto, col tasto R, faccio la diagnostica, nessuna parte guasta, perfetto. E prima invece era successo che il motore era andato, motore che anch'esso si può smontare, insomma. Allora adesso che cosa mi dice? Cresci, apri l'albero delle abilità, espande la nuova, ok. Per me è albero delle abilità, sono queste, livello garage 1, 2, 3, possiamo riscattare un'abilità spendendo dei punti, punti da utilizzare 4, aumenta il magazzino, attrezzi da officina, carica batterie d'auto, caricare la batteria, compressore a molla, separare le molle degli ammortizzatori, piombino per la sostituzione dell'olio, rimuovere ruggine col banco da lavoro 1, banco da lavoro, bellino. Quindi io posso spendere questo e comprare questo. Ora, soldi ne ho 13.000, quindi non posso, mi piacerebbe comprare questo per cambiare l'olio. E va bene, abbiamo completato anche questa, possiamo lavarla, quindi dobbiamo spostare l'auto nell'autolavaggio, quindi dovremmo poter premere qui, prendere l'auto e metterla nell'autolavaggio, perfetto, e poi andare a lavarla con l'idropulitrice. E qui diventa molto divertente perché è Car Washing Simulator, quindi tre giochi in uno, non due, bello, mi piace molto, è molto rilassante. Per quanto la mia auto si lava quando piove, questa direi che dà la sua discreta soddisfazione. Ci dà anche la percentuale di sporco, è bellina, intanto sono finito giù, chissà se torno su, sì, c'è la scala. Ah, si può salire di sopra, giustamente. Vediamo come siamo messi. Spero non la voglia al 100% perché ci mettono 6 ore e mezza a pulirla dall'alto in tutte le sue parti. Potesse cambiare il getto. Sporco 18%, è quasi finito. 16, sì, dai, ce la facciamo. Bene, bene, dai, pulisci, 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 pulisci. Sì, dai, non essere così fiscale, dai.
Però qua poggia piedi qui, non sono belli sporchi, eh? Anche sotto il passaruota, il cofano. 6%, 6% è rimasto. Dai, dai, vediamo se riusciamo ad andare sopra. Cosa succede da sopra? Niente, succede da sopra perché è tutto pulito. 5%, 5%, quindi credo siano rimasti solo i passaruota, a meno che non vogliamo andare sotto e pulirla anche sotto. Sì. Eh sì, è sotto bella, bella, bella sporchina. Bellino però sotto, bello protetto tutto. 4%. No, manca ancora un botto però. 4%. Non si schioda più. Poi fa la ruggine. 2. 2%. Un bel coprimotore. Vuote qui. Tutto ha dovuto pulirlo, non lo snorkel mancava. Sporco 0%. Il telaio è sporco, credo. 2%. Perché mi divide tra carrozzeria e l'altro. Ma io il telaio dove cacchio lo vedo adesso che è sporco? Cioè, a parte le gomme, posso pulire qua sotto, ma dove cavolo è sporco ancora? 0%, ok, apri la casella di posta. Va bene, sono andato via con la lancia, ma va bene. Mail, raccogliere ricompensa. Qua la prima gara, il tempo giusto. Ok, sì, questo me l'ha già detto. Finire. Perfetto. L'avventura è appena cominciata. Ti incoraggio a continuare a sviluppare il tuo garage e completare i compiti. Va bene, va bene. Raggiunto livello 3, ottieni punti abilità, va bene. Qua abbiamo banco da lavoro 1, ci chiede di espandere. Qua ci sono le classiche offerte a minuti. Posto auto gratuito, fondi necessari 224. Deve essere riparata più presto. Vuole guidare questa macchina nel prossimo viaggio. Ragazzi, il gioco sembra davvero molto molto intrigante e più vario rispetto a un car mechanic. Per quanto non sia appassionato di fuoristrada, mi spiace. Il gioco sembra essere veramente bello perché la guida è bella, è la guida sullo sterrato, il terreno dinamico, molto molto bella come idea, come realizzazione. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!